Gli adattamenti dei videogiochi in film e serie TV si sono spesso rivelati dei disastri sia commerciali che critici. Nonostante alcune eccezioni di successo recenti, sembra che tali tentativi rappresentino un azzardo che non vale la pena correre. Tuttavia, le case di produzione continuano a investire in questi progetti. La ragione principale dietro questa scelta sembra essere ovviamente il profitto, ma c'è un diffuso equivoco su come questi guadagni si realizzino effettivamente. L'industria dei videogiochi è in espansione, con un giro d'affari di circa 100 miliardi di dollari annui solo negli Stati Uniti, ma trasformare questi giochi in film e serie TV di successo si è spesso rivelato infruttuoso, almeno fino a tempi recenti. Hollywood ha una lunga tradizione di adattamenti. Dai libri e opere teatrali come Biancaneve e The Sound of Music si è dimostrato che il cinema è un mezzo molto redditizio. Questi adattamenti hanno dato vita ad alcuni dei film più amati nella storia del cinema. Ci si chiede allora perché alcuni adattamenti funzionino, come nel caso dell'adattamento di The Shining, e altri no. Forse la domanda più pertinente sarebbe: come fa qualcuno a guardare un videogioco e pensare che possa diventare un film di successo? Spesso si presume che il successo sia garantito dal fatto che il videogioco ha già un pubblico fedele. L'idea è di sfruttare questa base di fan educati per incitarli all'acquisto dei biglietti del cinema. Gli studi cinematografici sono convinti che i fan saranno entusiasti di vedere i loro personaggi e storie preferiti trasposti sul grande schermo. Anche se questo può spesso essere vero, porta anche al primo grande errore degli adattatori. I fan sono estremamente protettivi delle loro proprietà intellettuali preferite. Non riuscire a trasporre fedelmente la trama e l'atmosfera del videogioco può scatenare l'ira dei sostenitori più accaniti. I videogiochi hanno fatto enormi progressi da quando i titoli come Pong e Frogger erano all'avanguardia. Anche se critici del calibro di Roger Ebert non consideravano il medium videoludico capace di essere una forma d'arte, è possibile che avrebbe rivisto la sua posizione se fosse ancora vivo oggi. I giochi moderni vantano trame incredibili, al pari di quelle dei film di grande successo. Per esempio, Red Dead Redemption 2 non è strutturato come un film tipico in quanto offre un'esperienza immersiva di oltre 60 ore, ma prende in prestito lo stile visivo dei classici film western e la sua colonna sonora, ispirata a Ennio Morricone, oltre a un protagonista anti-eroe simile a Clint Eastwood, mostrano chiare ispirazioni cinematografiche. Uno dei motivi per cui si pensa che gli adattamenti dei videogiochi vengano realizzati è perché presumibilmente non richiederebbero molto lavoro di scrittura, permettendo agli studi di limitarsi a narrare nuovamente la storia del gioco. Tuttavia, questo approccio è errato. Oltre al fatto che alcune scene sono state rifatte identicamente per la serie TV The Last of Us, la differenza tra i due media richiede una significativa riscrittura. Il vero problema, però, è che gli studi spesso non comprendono che la trama non è necessariamente ciò che attrae i giocatori. Prendiamo ad esempio la serie Hitman. Si gioca nei panni dell'agente 47, un killer su commissione clonato. Nel corso dei giochi si apprendono le proprie origini e i motivi dietro ogni missione, ma il vero richiamo della serie è la libertà di decidere come portare a termine le missioni, dalla scelta di travestimenti per mimetizzarsi, al muoversi in incognito, fino all'entrare in azione con le armi spianate. 20th Century Fox ha realizzato due tentativi fallimentari di adattare la serie Hitman in film. Entrambe le volte hanno fallito miseramente nel comprendere cosa rendesse il gioco tanto amato dai fan: la libertà di scegliere come completare una missione. Nei film, il personaggio dell'agente 47, volutamente privo di caratteristiche distintive per potersi mimetizzare, è stato spogliato della sua libertà, sostituendola con una trama lineare e generica, che non soddisfa né i fan dei videogiochi né il pubblico generale, risultando in un film che non sembra essere stato realizzato per nessuno. Immaginiamo invece se Hitman fosse stato trattato come l'episodio Bandersnatch di Black Mirror, dove il pubblico può scegliere tra diverse opzioni. Questo avrebbe veramente catturato l'essenza di Hitman. Guardare un film è un'esperienza passiva. Si paga il biglietto, si guarda lo spettacolo per 2 ore, si assorbe quello che si è visto e il film rimane immutato ogni volta. Questo è il motivo per cui gli adattamenti letterari funzionano così bene. I videogiochi, d'altra parte, richiedono un partecipante attivo, le cui scelte modellano la loro esperienza.